Buongiorno. Buongiorno. Pulpo, come mai non la due terzi degli scrutatori scelti da voi? Non è vero, noi adesso stiamo raccogliendo tutte le disponibilità dei presenti e tutti questi... Perché non il sorteggio? Perché questa gente è venuta qui... Perché non il sorteggio? Rispondi. Per favore, se non... Una domanda, è una domanda, puoi rispondere? Come mai non il sorteggio? I cittadini vogliono il sorteggio, non le nomine, il sorteggio, sorteggio, ci vuole il sorteggio, Pulpo, non le nomine scelte. Non è che dobbiamo... No, no, li state scegliendo, li state nominando. Sorteggio, vogliamo il sorteggio, non gli amici degli amici, non gli amici degli amici, Pulpo. Ma chi ha detto? Il sorteggio è il modo migliore, Pulpo. Il sorteggio. No, vogliamo solo il sorteggio, possibilmente per i disoccupati. Guardate, si stanno scegliendo i nomi delle persone da far fare le attività di scrutinio, gli scrutinatori. Questo sta accadendo, guardate, filmate, filmate tutto. Si stanno scegliendo gli scrutinatori e non il sorteggio, e significa calpestare la democrazia. Significa calpestare la democrazia. Guardate come vengono indicati gli scrutinatori, scelti da un consigliere che fa parte della commissione. Guardate, non il sorteggio. Disoccupati di Taranto, cittadini, elettori, questo accade a Taranto. Guardate, guardate, nessun sorteggio, anzi una parte sorteggio, e la maggior parte, i due terzi, nominati, scelti. Questa è la democrazia, guardate, guardate. Disoccupati di Taranto, invece di sorteggiarvi, scelgono gli amici degli amici. Guardate, guardate, questi sono il sistema di scegliere gli scrutinatori a Taranto. Guardate. Non ha importanza, vanno sorteggiati tutti. Il criterio del sorteggio, non lo so se siete amici o meno, bisogna attuare il sorteggio, poi chi capita, capita. Il sorteggio. Ecco, perché quando tu hai due terzi degli scelti da te, questi possono essere i tuoi potenziali elettori, questa è la verità. Pulpo, perché non il sorteggio integrale? Rispondi. No, no, perché li state scendendo? No, stanno calpestando la democrazia, guardate quello che sta succedendo, gli scrutinatori scelti, nominati e non sorteggiati, guardate, qui è l'elenco, io da candidato sindaco posso dirlo e nessuno mi può tappare la bocca. Questo signore sta scrivendo nomi di persone che non sono presenti, come vanno sorteggiati, vanno sorteggiati, basta con gli amici degli amici, basta con gli amici degli amici, disoccupati di Taranto, questo sta accadendo, gli amici degli amici come scrutinatori, nominati e scritti, anziché sorteggiati, tutti lo devono sapere. No, io non voglio cambiare, voglio solo fare il mio dovere. Stai zitto, stai. Vedi quello che stai combinando? Guardate, guardate i nomi che sta scrivendo. Falli vedere alla telecamera. Falli vedere alla telecamera. Guardate quello che sta accadendo. Questo sta accadendo. Devono essere presenti. Sono gli indovini. Verrai querelato per queste frasi. Verrai querelato per queste frasi. Deficiente, non ti puoi permettere di chiamare. Gli amici degli amici, guardate col telefonino, gli amici degli amici, guardate, vigili urbani, intervenite per cortesia, intervenite vigili urbani. Cortesemente, può chiamare qualcuno? Per cortesia, buongiorno. Cortesemente, qui si stanno indicando delle persone non presenti come scrutinatori e si sta facendo un elenco. Uscite per cortesia. Sto chiedendo l'ausilio dei vigili urbani. Uscite, vigili urbani, uscite, uscite. Uscite. Cortesemente. I vigili urbani non escono. Come mai? Cosa sta succedendo qui? I vigili urbani devono vedere quello che sta accadendo qui. Si stanno mettendo, inserendo nomi di persone non presenti, anziché il sorteggio. Scusi, può mandare un rappresentante? I vigili urbani possono intervenire cortesemente?
I vigili urbani evidentemente non vogliono intervenire, non lo so, li sto chiamando con estrema educazione. Per cortesia, possiamo intervenire? Mi sto rivolgendo a lei come... Si sta facendo un elenco di persone non presenti come scrutinatori, come indicati. Certamente il signore ha detto che non erano presenti, lo ha detto nella cosa, ha detto non sono presenti, l'ha detto lui. Certo, c'è la registrazione, certo. L'ha detto lui stesso. E vabbè, ma voi dovete... Ma identificate la persona intanto. Sì. E voi che cosa state a fare, scusate? Sì, io non lo so. Lo dico. Certo che lo dirò, però voi state, come dire, siete i testimoni oculari di quello che sta accadendo. Cioè, come sto vedendo io, sta vedendo lei. Soltanto se io scrivo nominativi che non sono iscritti. Queste persone non erano presenti. Non erano presenti. Detto che non erano presenti. Sto parlando di gente che è iscritta. Non è presente. Cazzo, questo parlo su. No, lei non è presente. E non è presente, signora, sai i motivi quali sono? Non, che non è presente. Non è normale, sono gli amici degli amici, amico. Gli amici degli amici sono. Questa è la politica a Taranto. La politica clientelare che si fa a Taranto. La politica clientelare, disoccupati, sappiatelo. Elettori di Taranto, sappiate quello che sta accadendo qui. Gli scrutinatori indicati, un elenco anche di persone non presenti. Si facesse il sorteggio invece di scrivere gli amici degli amici, amico, gli amici degli amici, sono amiche tue, sono amiche tue, amiche tue sono, stanno sul telefonino, non è che sono amici miei, o no? E tu che fai, invadi la privacy, che cazzo metti la testa dentro? Qui stiamo parlando di scelta democratica degli scrutinatori, amico. Non ti conviene, amico. Non osserva a te da fazza pelle contro pelo. A te, agli amici tuoi. Tu a me. Hai capito bene. Buongiorno, Brisci. Con quale criterio vengono scelti gli scrutatori? Perché non il sorteggio? Perché non il sorteggio? Perché non il sorteggio? Cosa state mettendo, gli amici degli amici? Non ti permetto di. No, no, no. Perché non il sorteggio? Perché non il sorteggio? Il sorteggio! Il sorteggio, la legge prevede. Perché non il sorteggio? Perché non il sorteggio? Con quale criterio li state scegliendo? Rispondi, rispondi, no, è la verità, state scegliendo gli amici degli amici, Brisci!